La mattina del 2 marzo 2003, in forza al posto di polizia ferroviaria di Terontola, durante un servizio di scorta viaggiatori a bordo di un convoglio ferroviario diretto a Firenze, perdeva la vita nel corso di un conflitto a fuoco con due pericolosi terroristi appartenenti alle Brigate Rosse, permettendo con il proprio sacrificio la cattura degli stessi. Castiglion Fiorentino, continua a ricordare il soprintendente capo della Polizia di Stato Emanuele Petri, lo fa nel giorno della commemorazione dell'anniversario della sua morte, il 2 marzo. Questa giornata credo che sia il suggello di un legame forte tra la città di Castiglion Fiorentino e le forze dell'ordine. Io credo Emanuele Petri, se fosse in vita, oggi avrebbe gioito di questa forte unione che c'è tra una comunità, tra l'altro non solo quella di Castiglion Fiorentino ma anche quella di Tuorlo sul Trasimeno, con tutte le forze dell'ordine. E oggi essere qui significa, ecco, non solo ricordare ma ringraziare Emanuele Petri e tutti quelli che come lui non solo hanno sacrificato la loro vita ma anche che tutti i giorni la mettono a rischio. Perché ecco, noi possiamo liberamente manifestare e stare insieme, quindi ecco, è anche un ringraziamento che giustamente il sindaco ha voluto affidare anche ai giovani, che, a cui credo che anche Emanuele Petri ha consegnato una possibilità in più. Io vado nelle scuole e dove mi invitano vado molto volentieri, perché sono i nostri ragazzi che devono sapere che un giorno qualcuno ha dato la vita anche per la propria libertà. Lui ha fatto fino in fondo il suo lavoro, quello per cui ha giurato un giorno e quello in cui credeva, anche se diciamo che lui è mancato a marzo e a settembre sarebbe andato in pensione, quindi poteva anche, diciamo, tra virgolette fare un po' meno il suo lavoro, ma non sarebbe stato Emanuele.